è caduto lo stendino! Bravo! È caduto lo stendino! Vai, vai, vai! Porca vacca! È caduto! Che diavolo sta succedendo? C'è vento? Ah, figurati! Avrebbe già parato via quei panni lì. Raga, c'è zero vento. No, guarda, è tutto immobile, fermo. Sei qui? Abbigliamento ha fatto cadere uno stendino. È vero. Sei qui? Infatti, bravo. Fai vedere, ti nascondi. Là nel bosco. Sto cagando addosso. Sei qui? Sì, ma cos'è là su? Dove? Là. Oh cazzo! L'ho visto! L'ho visto! Un'ombra nera che correva! C'è qualcuno! C'è qualcuno su. Ho filmato una roba nera che correva. L'ho vista anch'io. L'ho filmato, te lo giuro. Ma dove? Su. Al piano di sopra, in camera di Gianni. Dove sono questi umori? Non lo so. Puoi far piano? Non poteva essere nulla. No, perché a questo punto c'è un ladro in casa. Che stai dicendo? Oh, io ti dico che l'ho vista. E tra l'altro, se vuoi proprio sapere, è venuta in qua. Uscire o non uscite? Stai scherzando? Qua c'è la mia camera. Qua. Era qui, raga.
qualcuno. Sai che non mi piace questa presenzina? Ti dico che non mi piace. È il libro al contrario e tira giù lo stendino. Era un'ombra nera, brutta, brutta, brutta. Anche il nostro armadio è spalancato. No, no, quello l'ho lasciato io così. Quello l'ho lasciato io così. Ma dovrebbe esserci il parot, comunque io continuo a pensare a una presenza così anche un po' cattivella. E non lo so come. Perché altro una presenza che... Voglio farle una domanda. È dritto, solo controllo. Vuoi farci del male? Muchas. Muchas. Vuol dire molto? Guarda, guarda. Sono quasi sicuro. Mi sa di sì, eh. Mi sa di sì. Sì. Molto. Certo. Ho i brividi. Raga, guarda, cioè ho proprio i brividi. Cosa facciamo? Non lo so, chiudi. Chiudi un attimo. Devo riflettere. Posso uscire dal gioco? Voglio uscire dal gioco. Por. Per favore. Fammi uscire dal gioco. Adesso. Intensamente. Intensamente la presenza, c'era scritto. Abbiamo del sale? Sì. In teoria il sale parteggia. Sì. Sì. Dall'ingresso? Però lui è già dentro. E quindi poi non riesce a uscire? Se gli butti il sale dalla porta. Perché non fa da muro, in teoria? Eccolo, eccolo, eccolo. Ecco. Quindi? E quindi... Se non so dove, come faccio a mettere il sale? No, infatti no. Non è una mossa azzeccata. Ti conviene più uscire dal gioco. E probabilmente si calma. Ma non penso. Perché no? Perché a prescindere da questo, è solo un metodo di comunicazione. Esatto. Sì, ma tu adesso gli hai aperto la porta. È come quando fai una seduta spiritica. Loro arrivano e probabilmente si sfogano un po'. Voglio uscire dal gioco. Evitando. Vuoi prova tu a uscire? Guarda, infatti, che ci sei dentro anche infatti, tu, Infatti. Porca vacca. Infatti. Chiudi, 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 chiudi. Fammi uscire da questo gioco. Sospechaba. Cosa vuol dire? C'è un nome. Gabriel. Sospechava cosa sospettava? Gabriel, mi sono venuti i brividi. Perché? Cioè, mi sembra un nome di un demone che si chiama Gabriel. Puoi cercarlo? Perché se c'è... Io continuo a sentire dei rumori. Per favore, puoi puoi chiudere, Simone. Fammi uscire da questo gioco. Criados. Sarà creato. Criados. Ah, Criados. Criados. Criados.
Servi. Servo. No, è plurale, servi. Servi. Non sono belle parole, raga, non sono belle parole, non sono belle parole, non sono belle parole. Scusate, ma è l'assurdo che un demone si sia impadronito di una casa che si chiama Maria. Esatto. Usano spessissimo, te l'ho detto, nomi dell'anticristo, Gabriele, Maria. Voglio intensamente uscire da questo gioco. Subito. También. También cosa vuol dire? D'accordo? D'accordo mi sembra. Mi sembra, non vorrei dire una cavolata. Anche. Anche. Anche un sì. È un sì? Eh sì, in teoria sì. Anche, ti permette anche sì. Questo? Sì, perché secondo me tanto non serve a niente. Lui è qui lo stesso. Ma questo sono d'accordo, ma per mio sfizio vorrei chiuderlo. Una porta. C'è ancora lui. E vedi di uscire. E Paul, Non dipende da lui. Fammi uscire da questo gioco. Piede. Staccato. Piede. Piede di. Piede di, vuol dire? Sì. Quindi non ti... Cioè, no, sei ancora dentro. Fammi uscire da questo gioco. Cos'era? Che voce, che voce, che voce. Che voce, che voce, che voce. Minchia, abbiamo aperto un merdone. Ho i brividi. Abbiamo aperto un merdone. Sobre. Cosa? Sobre. 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 Cosa vuol dire? Sarà sopra. Sopra? Sicuro, perché leggendo sopra la catena di oro. Sopra. Sobre. Sì, su. Su. Vedi. Su? Su. Dove voi l'avete visto? Sì. Voglio uscire da questo gioco. Mica abbiamo aperto un merdone, un merdone. Bianco. Per favore. Per favore, fammi uscire da questo gioco. Subito. Che palle. Fammi uscire da questo gioco. Non mi piace. Vuoi tenere uno dentro? Sì. Morgan, perché vengono tutti i nomi? Morgan. I demoni ne hanno tanti a volte di nomi, eh? Sì, sì. Gabriel o Morgan, come diavolo tu ti chiami? No, diavolo no. No. Magari no. Fammi o fatemi uscire da questo gioco, per favore. Colera. Colera? Colera. Cosa vuol dire? Non so se è riferito alla malattia. Oh. Mi sa che è collera. È collera? Sì, perché presenziare la collera di Diego. Però guarda. Se è collera non è una cosa bella. Rabbia. Ecco, benissimo, si sta dai, arrabbiando. Dai, Simone. Porca vacca, guarda la parola sopra cos'è. Muerte di Gabriel. Aspetta un attimo. Raga, ho avuto un flash. Titi. Allucinante, guarda, dei brividi allucinanti. Chiedi se Gabriel viveva qui. Perché? Gabriel viveva qui? Cosa c'entra adesso? Gabriel. Porca vacca. Cioè, fammi vedere. Io ho puntato di Gabriel. Oh, raga, lo so, mi sto facendo un film mentale, ma mi sono immaginata come se fossero due fratelli, di cui uno è morto ed è sopravvissuto uno, e quell'altro morto è molto cattivo. Oh, mi sono cagata addosso, era un gatto.
Perché sta entrando un gatto in casa? Per favore, possiamo uscire? Perché secondo me siete completamente fuori controllo. Magari non è un demone, magari è una... Magari è Morgan morto e Gabriel è uno vivo. C'era quello vivo che una volta viveva qui. Non ho capito nulla. Tu hai capito, vero? Sì, ho capito dei due tizi, ho capito dei due fratelli. Fammi uscire da questo gioco. Sì. Oddio. Sì. Ok. Oh mio Dio. Oh. Sì, ma non pensare che basta uscire da quella cosa lì. No. Io continuo a dirti che tu chiudi la porta ed è sempre meglio. Ma che sia sempre meglio sono d'accordo. Soprattutto ma non perché penso... non so se hai ragione tu. Che cosa ho ragione io? Un conto sono due fratelli, un conto sono demoni. Ho capito, ma tanto noi abbiamo iniziato a sentirlo mentre facevamo un talk. Esatto. Quindi che non c'entra la luce. Vuole magari vuole comunicare, magari vuole farsi sentire. Dobbiamo, quando Gianna arriva da Formentera, domani notte arriva troppo tardi, dopodomani, sì, dobbiamo assolutamente dire quello che è successo. Sì. Esatto, gli facciamo vedere le immagini. Assolutamente. Anche perché era in camera sua. Sei ubicato nel drone chase, like an antenna, you're all of my